Benvenuti, benvenuta soprattutto a Svetlana Broz da parte del Comune di Reggio, una giornalista scrittrice nata a Belgrado, una testimone di quello che è successo, ma una testimone anche di quella che può essere una possibilità per l'Europa a partire da quello che è successo nella ex Jugoslavia. E siamo particolarmente onorati di ospitarla qua. Il punto di vista di una donna che ha vissuto tutta la sua Jugoslavia, la sua ex Jugoslavia, e che oggi appunto, a partire da stamattina con le scuole, con un bellissimo incontro, ha portato a Reggio la sua testimonianza e anche quello che può essere un pensiero per il futuro con quello che si dice nel libro «I giusti nel tempo del male». Gli incontri di questi sabati sono andati particolarmente bene, sono stati molto interessanti, a partire dalle mostre, le testimonianze qua in sinagoga, abbiamo davvero avuto diverse testimonianze di quella che è una parte d'Europa a noi così vicina e così importante anche per il nostro futuro. Questo ciclo che è stato reso possibile con gli amici di Telecittofono, della Gabella, di Reggio nel Mondo, di Borea, della cooperazione, con tante collaborazioni, si concluderà poi sabato 4 aprile con la presenza del poeta Abdullah Sidran, considerato il più grande poeta degli ultimi 50 anni della zona balcanica. Io saluto ancora Svetlana Broz, la ringrazio. Questo è un lavoro, signora, che vorremmo che proseguisse nel futuro, e quindi speriamo di averla ancora in città in futuro a parlare di questa parte così importante dell'Europa. Lascio la parola a Gianluca Grassi di Telecittofono, che condurrà la serata. Buonasera, io stasera leggerò due racconti, uno adesso e uno dopo, perché si parla di giusti e di male nel titolo del libro, e del libro in cui sono raccolte tante storie in cui l'autrice Svetlana Broz è riuscita comunque a tradurre l'esperienza di molti uomini senza necessariamente mettere il proprio punto di vista, ma raccontando anche storie molto vere, trasparenti, come se appunto il racconto fosse in presa diretta in queste parole. Sulla sponda destra del fiume Neretva, nella parte della città che oggi si chiama Mostar Ovest, sono rimaste la mia giovinezza e tutta la mia vita lavorativa. Questa terminologia est e ovest io non l'ho accettata e non l'accetterò mai. Per il fatto che sono nata a Sitluk, 42 anni prima della guerra, e che porto un nome e un cognome dai quali è difficile risalire alla mia appartenenza etnica. In questi tempi infelici non sono stato etichettato come musulmano. Sembrava più che io avessi origini croate, ma di tutto ciò a me non è mai importato nulla, e se ne parlo ora è solo per inquadrare meglio la mia storia. Quando l'esercito serbo ha iniziato a bombardare la città, io lavoravo all'ospedale di Domatovici. L'ospedale, nel quale si trovavano 220 pazienti, non è stato risparmiato dalle bombe, anche se nessuno è rimasto ferito. Di tutto il personale siamo rimasti in tre, io e altri due tecnici. Non c'era più nessuno, né gli ausiliari, né i cuochi. Erano fuggiti tutti. Da un momento all'altro attendevamo l'arrivo dell'esercito. Ormai mi ero rassegnata all'idea che sarei stato arrestato. Avevamo deciso di rimanere ai nostri posti di lavoro e di comportarci in maniera normale all'arrivo dei soldati, benché ciò non potesse farci piacere. A un certo punto ho visto una nostra ambulanza entrare a tutta velocità nel cortile dell'ospedale. Prima che il mezzo si fermasse, è saltato fuori un mio collega serbo. In preda all'agitazione mi ha detto: «Presto, entra nell'ambulanza». «Cosa sta succedendo?» gli ho chiesto. «Entra dentro e non chiedere niente, non c'è tempo per le spiegazioni». E mentre parlava mi spingeva dentro al veicolo, ha chiuso la portiera e se n'è andato correndo verso l'ospedale. Quando ci siamo avvicinati al fiume Buna, abbiamo visto migliaia di soldati, truppe dell'esercito, formazioni paramilitari, milizie venute dalla Craina, aquile bianche. Non si riuscivano nemmeno a distinguere. Vedendo tutto quel subbuglio di soldati, ho capito che il mio collega mi aveva salvato la vita all'ultimo momento. Lui invece è rimasto all'ospedale e la prima domanda che gli hanno fatto i soldati trovandolo lì è stata: «Come mai tu, un serbo, sei rimasto qui?»
In mezzo al caos che si era formato sulla strada, la nostra ambulanza faceva fatica a farsi largo. I soldati avevano bloccato tutto e a un certo punto ci siamo dovuti fermare. Mentre eravamo bloccati, mi sono accorto che proprio accanto a noi stava in piedi un mio amico che indossava l'uniforme della milizia della Craina. Lui era di Mostar, ma lì sulla Buna aveva una casa del terreno. Lo conoscevo fin dall'infanzia, ma in quel momento ero indeciso se salutarlo. Mi trovavo davanti a una scelta difficile. Dovevo far finta di non conoscerlo? Il mio dilemma è stato sciolto quando lui stesso mi ha riconosciuto. Con un'aria normale, come se niente fosse, mi ha domandato: «Che ci fai qui?» «Ho finito il mio turno all'ospedale e me ne torno a casa», gli ho risposto, dal finestrino tentando di apparire tranquillo. «E cosa stai aspettando? Lo vedi che non possiamo passare?» Senza aggiungere altro, si è posizionato davanti all'ambulanza e ha cominciato ad aprirci un varco in mezzo ai soldati. Quando, dopo un centinaio di metri, abbiamo oltrepassato l'ingorgo, mi ha dato una pacca sulla spalla e, impassibile, ha detto: «Buona fortuna, se capiti da queste parti, vieni a trovarmi». In gola mi era formato un groppo e non riuscivo a dire niente. Pensavo solamente che quella era l'ultima volta che vedevo il fiume Buna. Quando i soldati serbi sono ritirati da Mostar, ho ripreso a lavorare nell'ospedale. Anche se la guerra perdurava già da un anno, in quel periodo non ho avuto grossi problemi. Vivevo quelle brutalità alla pari di tutti gli altri. Tutti quanti subivamo i bombardamenti quotidiani e il fuoco dei cecchini. Sono stato fortunato perché nessuno mi ha perseguitato. Ogni uomo accettava quel tipo di vita con la speranza che sarebbero arrivati dei giorni migliori. Ma, proprio quando tutti ci attendevamo un miglioramento, sono successe invece delle atrocità che non ci sognavamo nemmeno potessero accadere. Sebbene la guerra tra i musulmani e i croati di Mostar durasse praticamente già da un mese e mezzo, per me quel conflitto è iniziato il 30 giugno del 1993. Quel giorno, nella parte ovest della città, tutti gli uomini tra i 15 e i 65 anni sono stati deportati nei campi di concentramento. Nel mio palazzo, ovviamente, non hanno fatto eccezioni. A un certo punto della notte hanno suonato alla mia porta. Ho aperto e mi sono trovato davanti due giovanotti in uniforme. «Fammi vedere la tua carta d'identità», mi ha ordinato uno di loro. L'altro si è messo a controllare i miei dati, dopo averli letti ha commentato: «Te l'avevo detto che ero un croato». Grazie al mio nome e cognome, grazie al mio luogo di nascita, hanno creduto che non fossi musulmano e mi hanno lasciato stare. Quella è stata la notte peggiore della mia vita. Gli urli, le grida, le voci dei bambini e delle mogli, ai quali venivano portati via i padri, i mariti e i figli, hanno echeggiato per tutta la notte per il mio quartiere. Non so come ho fatto a resistere fino al mattino. A tratti pensavo di uscirmene, anch'io di casa, e di farmi portare via insieme agli altri. Anche se devo dire che preferivo, come ogni persona normale, starmene più lontano possibile da quegli orrori. La mattina dopo sono uscito di casa sperando di raggiungere in qualche modo l'ospedale. Non potevo starmene in casa ad aspettare il rastrellamento successivo. Ho indossato il mio camice bianco pensando che mi avrebbe protetto. O meglio, lo speravo. In quei momenti l'uomo si fissa sui dettagli del tutto irrazionali. Uscito di casa mi sono imbattuto nella scena orripilante. I soldati dell'HVO, molti dei quali erano i miei stessi vicini, ragazzi che incrociavo quotidianamente, hanno iniziato a circondarmi. Io me ne stavo immobile, aspettavo di vedere chi di loro mi avrebbe arrestato, ma non succedeva niente. Mi sembrava che fosse passata un'eternità, finché non ho visto un mio vicino uscire dal condominio e dirigersi verso la sua macchina. Mentre stava aprendo la portiera, si è accorto della mia presenza. Ha sfilato la chiave e ha fatto un movimento indietro come per venire verso di me. Ma poi si è rigirato e ha di nuovo infilato la chiave nella portiera della macchina. Io stavo in silenzio e lo osservavo, senza fargli capire in nessun modo che mi aspettavo il suo aiuto. Alla fine si è deciso e mi è venuto incontro. «Come mai sei qui?» mi ha chiesto. «Stavo per andare al lavoro», ho risposto quasi incomprensibilmente. «Entra in macchina che ti do un passaggio», ha detto con voce tremante. «Ma ti rendi conto di quello che vuoi fare? Tu hai delle figlie, ti possono creare dei problemi, pensaci bene», l'ho avvertito sussurrando. «Lo faccio proprio perché ho delle figlie. I nostri ragazzi sono cresciuti insieme. Se non ti aiutassi adesso, non potrei guardare negli occhi finché vivo». Quelle parole erano per me un bagliore, più forte di quello di una granata, un bagliore che continua a brillare ancora oggi. Penso di essere stato uno dei pochi che in quei giorni ha vissuto una cosa del genere. L'ospedale non era lontano, ma a me quel tragitto è sembrato interminabile. In macchina non abbiamo proferito nemmeno una parola. Sicuramente ci girava per la testa lo stesso pensiero. Se ci avessero fermato, ci sarebbe aspettata la stessa sorte. Anzi, a lui sarebbe andata persino peggio. La sua colpa era più grave, aiutava un nemico. La Renault vibrava talmente forte a causa della nostra paura che ho pensato che ci avrebbero scoperti e fatto uscire dalla macchina. Ero spaventato soprattutto per il mio vicino.
ma siamo stati fortunati. Abbiamo oltrepassato numerosi posti di blocco senza essere fermati. Arrivati all'ospedale l'ho invitato a salire per un caffè, ma lui mi ha fatto solamente un cenno con la mano come per dire che doveva proseguire per la sua strada. L'ho osservato dalla finestra dell'ospedale. Per 15 minuti è rimasto immobile nella sua macchina, incapace di ripartire. Successivamente mia moglie mi ha detto che dopo avermi accompagnato è tornata indietro per avvertirla che il tragitto era andato bene e che era arrivato sano e salvo in ospedale, il che allora significava per me aver raggiunto la libertà. Ha anche proposto alle mie figlie e alla mia moglie di trasferirsi nel suo appartamento dove l'avrebbe protetta fino al mio ritorno. Nell'ospedale, grazie ai colleghi, sono rimasto un mese. Uno di loro ha fatto in modo che mia moglie andasse a Zagabria per partecipare a un congresso. Ha messo a nostra disposizione anche un'ambulanza con la quale, con molte difficoltà, abbiamo raggiunto Spalato. Oggi, non avendo altra scelta, lavoro nella parte est della città. Nel mio intimo non riesco ad accettare questa divisione. Per me esiste solo un'unica città di Mostar. Ecco, questo è uno dei racconti di Svetlana Broz. Adesso lascio a lei la parola con una piccola riflessione, che quello che per noi è dare un passaggio, fare un piacere, durante il tempo della guerra, nel tempo del male, diventava un gesto di coraggio civile. Dobro večer svima. Hvala organizatorima što su nam omogućili da se danas družimo s jednom temom. Hvala i vama što ste došli u ovolikom broju, jer to pokazuje da vas interesuje ne samo ono što se dešava na Balkanu, nego i sama tema građanske hrabrosti. Ringrazio tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi aiutato e sono contenta di essere qui e parlare di questo tema così importante. Il fatto che siete qua così numerosi dimostra che non siete solo interessati ai Balcani, alle problematiche dei Balcani, ma anche al tema del coraggio civile. Meni je žao što ne govorim italijanski, ja vam se zbog toga izvinjavam, ali imamo sreću da je večera sa nama Ognjen Tomić, koji je i preveo samu knjigu na italijanski jezik, pa će pomoći u našoj večerašnjoj komunikaciji. Mi dispiace di non parlare la lingua italiana, però fortunatamente abbiamo qua anche il traduttore del libro, Ognjen Tomić, e quindi ci permetterà di avere una conversazione più scorrevole. Dakle, naš moderator večeras je izabrao svedočenje doktora Zlatka Hrvića i vi ste ga čuli. E il nostro moderatore stasera ha scelto di leggervi il racconto del dottor Zlatko Hrvić. E stasera avete ascoltato la sua testimonianza. U ovoj knjizi nalazi se 90 takvih svedočenja. E in questo libro ci sono 90 testimonianze simili. Ja sam je pripremila i objavila, a onda kada sam osjetila potrebu na samom početku rata u Bosni i Hercegovini, kada sam prepoznala potrebu svojih pacijenata, zapravo koje sam lečila kao kardiolog volonter, da afirmišu ljudsku dobrotu u vremenima u kojima se događalo zlo i u kojima se samo o zlu govorilo. Il libro l'ho cominciato a preparare durante la guerra, quando da medico volontario curavo i malati, e mi sono resa conto del loro bisogno di aprirsi e raccontarmi quello che avevano passato, di come erano sopravvissuti grazie alla bontà umana dell'altra persona. Na samom početku rata otišla sam u Bosnu i Hercegovinu u prvoj ratnoj godini da kao volonter kardiolog pokušam pomoći. I onda sam doživjela da mi pacijenti nepitani u sred odgovora na pitanja o svom zdravlju, pritisku, srcu i tako dalje, kažu, ali to nije važno, važno je da me je tog i tog dana na tom mestu spasio čovek koji je trebalo da bude zapravo moj neprijatelj. All'inizio della guerra io abitavo a Belgrado e quindi sono andata in Bosnia ed Erzegovina perché sono un medico, sono una cardiologa, perché volevo cercare di aiutare le persone che stavano soffrendo. E mentre curavo queste persone, loro avevano bisogno di raccontarmi tutt'altro. Io le chiedevo a loro come stavano, facevo domande del tipo medico, e loro mi dicevano: ma questo non importa, io voglio raccontarle un'altra cosa, voglio raccontarle come
come sono sopravvissuta al male, grazie a qualcun altro che mi ha aiutato. Bilo je to vreme u kojem su svi mediji u svetu prikazivali samo tu crnu stranu rata. E all'epoca tutti i media del mondo trasmettevano solo le immagini di guerra che arrivavano dalla Bosnia. A moji pacijenti su prikazivali tu blistavu ljudsku stranu koja se ni u ratu nije mogla sakriti. Mentre i miei pazienti mi trasmettevano qualcos'altro, mi davano dei messaggi di positivi, quindi mostravano il lato umano delle persone. Kada sam prepoznala tu njihovu potrebu da afirmišu dobrotu i da ostave dokumentarni trag o tome da je bilo ljudi koji su u neljudskim vremenima ostali ljudi, ja sam se pitala da li imam pravo da se o njihovu potrebu oglušim. Odgovor je naravno bio ne i zbog toga sam odložila kardiološke instrumente, uzela diktafon u ruke i krenula širom Bosne i Hercegovine da sakupljam takva svedočenja. E quando ho capito che queste persone avevano bisogno di raccontarmi queste cose, perché anche volevano che fossero documentate in un certo senso, io ho capito, mi sono fatto una domanda, ho io il diritto morale di rimanere in silenzio? La risposta è chiaramente stata di no, quindi ho lasciato da parte i miei strumenti medici da cardiologa e ho cominciato ad andare in giro a raccogliere altre testimonianze. Vi znate da sve to što sam čula u kardiološkoj ordinaciji mora ostati moja profesionalna tajna. Ali moji pacijenti, i to nikada nije objavljeno, niti će biti, ali ti moji pacijenti su me zapravo inspirisali da ovu knjigu objavim. Voglio dire che quello che avevo sentito negli ospedali mentre curavo i miei malati non è mai stato pubblicato perché io non potevo, c'è il segreto professionale, però queste persone mi hanno ispirato ad andare oltre. Ja neću sada govoriti o tome kako je tekao sam taj proces prikupljanja materijala jer on se odvijao svih ratnih godina i u posleratnom periodu. Io adesso non voglio raccontarmi tutto quello che ho fatto, tutto il processo di raccolta delle testimonianze, vi dico solo che è durato tutto il tempo della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Ali želim reći da je sama knjiga imala različite utjecaje koje ja nisam mogla da pretpostavim onda kada sam prikupljala svedočenja za nju. Però vi voglio dire che il libro ha causato effetti diversi e io non mi immaginavo che io non mi immaginavo mentre raccoglievo le testimonianze. Dakle, moj osnovni cilj je, kada sam počela, bio ostaviti dokumentarni trag za buduće generacije o tome da mogućnost izbora, hoćemo li ostati ljudi ili ćemo postati neljudi u neljudskim vremenima, uvek postoji. Il mio obiettivo principale era quindi raccogliere questo materiale, documentarlo e per poterlo passare un giorno alle giovani generazioni, perché il messaggio basilare di tutto questo è che l'uomo ha sempre la possibilità di scegliere se rimanere una persona oppure no. E da taj izbor nikada ne zavisi od naših etnonacionalnih, verskih, političkih ubeđenja, ali da, uvek zavisi od naših moralnih normi. E che le scelte che noi facciamo non dipendono mai dalle nostre convinzioni politiche, religiose e culturali, ma da quelle morali. Videli ste i u ovom svedočenju koje ste malo prečuli da je taj sused odgovorio na upozorenje, imaš decu, pazi šta radiš, možeš stradati, jer bilo je opasno spašavati ljude koji su bili progonjeni. Avete sentito nella testimonianza che è appena stata letta che il vicino di casa che stava cercando di aiutare ha risposto all'altra persona: ma cosa stai facendo? Se mi aiuti rischi di perdere tutta la tua famiglia. E quindi questo era vero, perché aiutare le altre persone voleva dire anche mettere a rischio la propria vita e la vita dei propri cari. Taj čovjek je odgovorio, zbog naše dece to i činim. Rasle su zajedno i nikada ih više ne bih mogao pogledati u oči kada ti danas ne bih pomogao. E la persona che ha salvato il proprio vicino gli ha risposto che lo stava facendo proprio perché aveva dei figli, perché se non l'avesse fatto un giorno non li avrebbe potuti guardare in faccia.
Dakle, to je visoko moralan stav, naravno. Quindi comunque è una convinzione morale molto molto alta. E sad, kada znamo da je bilo mnogo ljudi koji su za vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije funkcionisali na taj način, da su mnogo rizikovali, a neki od njih i život izgubili da bi zaštitili nepravedno progonjene, onda se moramo pitati zašto nam se sve to dogodilo. E oggi, al giorno d'oggi, sappiamo che in Bosnia ed Erzegovina ci sono state tantissime persone che si sono comportate in questa maniera, che hanno aiutato e si sono opposte a questa politica. Allora, naturalmente, dobbiamo chiederci, allora perché è successo tutto quanto? Ali, moramo se i pitati, ako su ti ljudi mogli za vreme rata da žive zajedno, onda kada je sva vojna armada bila protiv njih i pokušavala da ih razdvoji i da ih natera da ubijaju jedni druge, zašto to ne bi mogli živjeti zajedno posle rata? E ci dobbiamo ancora chiedere perché quelle persone durante la guerra, quando sul campo c'erano così tante, tante armi, un'armata completa che stava distruggendo tutto, perché allora loro ce la facevano e volevano stare insieme, allora perché non lo vogliono farlo anche dopo la guerra? Dakle, sama knjiga imala je uticaj na stanovnike Bosne i Hercegovine. Nakon čitanja te knjige ljudi su prepoznavali da ako imaju tako slično iskustvo, ono nije samo njihovo, nisu usamljeni. Znači, puno je ljudi ostalo ljudima u ratu. E il libro ha influenzato tante persone in Bosnia ed Erzegovina perché molti hanno visto che non erano soli a pensarla in una certa maniera. To je olakšavalo povratak, jer vi znate da je više od 50% ukupne populacije u Bosni i Hercegovini bilo raseljeno za vreme rata. E questo in un certo senso ha aiutato anche il processo di ritorno dei profughi, perché come ben sapete più di 50% della popolazione della Bosnia ed Erzegovina è stata cacciata via dalle proprie case. Ja sam vrlo brzo prepoznala da ta knjiga može služiti kao dobar model za edukaciju mladih ljudi na temu građanske hrabrosti. E mentre io ben presto ho capito che il libro può diventare anche uno strumento molto utile per quanto riguarda l'educazione al coraggio civile. Tako da od 2001. godine vodim nevladinu organizaciju čija je skraćenica Garivo, čije je sedište u Milanu, Italiji, a mi smo se registrovali u Bosni i Hercegovini za Bosni, čitavu Bosni i Hercegovinu u Sarajevu i bavimo se upravo radom sa mladima i sa građanima te zemlje, koristeći primere iz prošlosti da bismo razgovarali o sadašnjosti i o budućnosti. E per questo motivo io nel 2001 ho fondato un'organizzazione non governativa, che in realtà è una succursale di una ONG italiana che ha sede a Milano, che si chiama Garivo, e appunto lavoriamo tantissimo con i giovani, ma anche con i cittadini, con gli altri cittadini della Bosnia ed Erzegovina, cercando di educarli al coraggio civile, utilizziamo gli esempi del passato, discutiamo sul presente e ragioniamo insieme anche sul futuro. Građanska hrabrost, koja je poruka zapravo ove knjige, jeste jedan univerzalni pojam. E il coraggio civile, che in realtà è anche il messaggio di questo libro, è diciamo così un concetto universale. U čitavom svetu postoji puno, u svim zemljama i u najcivilizovanijim zemljama, puno negativnih autoriteta protiv kojih se valja boriti. In tutto il mondo ci sono delle autorità negative contro le quali bisogna combattere. Pa od koga ćemo učiti kako se može boriti protiv takvih autoriteta, ako ne od ljudi koji su već svojim činom, svojim gestom, svojim životom pokazali da je to moguće. E come possiamo imparare di combattere queste autorità negative se non dalle persone del passato che hanno rischiato la propria vita lottando contro queste autorità negative? I zato mislim da ova knjiga nije samo svedočenje o ratu u Bosni i Hercegovini, o ljudskosti ljudi u Bosni i Hercegovini, nego je zapravo jedan dokument koji nam može svima biti vrsta udžbenika kako se mora i može biti čovek, pogotovo u vremenima koje nisu tako riskantna kao što su ratna vremena.
Per questo motivo penso che questo libro non è legato solamente alla Bosnia ed Erzegovina, anche se ambientato in Bosnia ed Erzegovina, ma contiene dei messaggi che sono universali, contiene dei messaggi che possono essere anche applicati e trasferiti nelle altre realtà, perché contiene comunque il messaggio del coraggio civile, della lotta contro le ingiustizie, le autorità negative che possono anche manifestarsi sotto le altre forme e nelle altre realtà del mondo. Zbog toga ja predajem posljednjih 10 godina na preko 50 američkih i na desetinama evropskih univerziteta, jer svet prepoznaje da je to dobar način da se mladi ljudi upoznaju s ovom važnom temom. E per questo motivo negli ultimi 10 anni io ho parlato di, ho insegnato questo tema, coraggio civile in più di 50 università degli Stati Uniti e in più di 10 università dell'Europa. Evo, koristit ću današnji primjer, jedna profesorica iz srednje škole u kojoj smo razgovarali sa maturantima, praktično sa učenicima posljednjeg završnog razreda, rekla je u jednom trenutku, znate, sad kad slušam sve ovo, razmišljam o tome šta sve u životu jesam mogla da učinim, a nisam učinila. E voglio dire una cosa di una professoressa che ho conosciuto stamattina durante un incontro con le scuole, parlando alle quarte classi di un istituto professionale, e questa professoressa mi ha detto che dopo aver letto il libro, dopo aver ascoltato la discussione, ha pensato a tutto quello che poteva fare nella sua vita e non l'ha fatto. I to je jedan vrlo čestit stav prema samom sebi. Ona je bila dovoljno iskrena da to kaže i naglas nama. Quindi la professoressa in realtà è stata molto onesta perché l'ha detto anche ad alta voce. Ali tačno je, kada čitamo ta svedočenja ljudi koji govore o onima koji su bili građanski hrabri, uvek razmišljamo o tome šta bismo mi bili u stanju na njihovo mesto i da li bismo mogli da se ponašamo tako kao oni. Però è vero, ogni volta che leggiamo delle testimonianze del genere ci chiediamo ma cosa avrei fatto io se mi fossi trovato nella situazione del genere. Znači, ta knjiga nas na neki način, rekla bih, prisiljava da ponovo razmišljamo o samim sebi, o svom mestu u društvu i o svom angažmanu. E quindi questo libro in un certo senso ci costringe anche a pensare qual è il nostro ruolo in questa società, qual è la nostra partecipazione in questa società. Pa eto, ako bilo koga od nas ta knjiga probudi, ti primjeri podstaknu da razmišlja o tome kako može biti aktivan i kako se može suprotstaviti i kako bi morao svako od nas da bude odgovorni građanin, onda ona već ima smisla. E se questo libro riuscirà a svegliare almeno un cittadino, a fargli così, a farsi, e questo cittadino comincerà a porsi delle domande, comincerà un po' a interessarsi alla propria vita, a quello che gli succede, che gli succede intorno, allora forse questo libro ha avuto un senso. Ja o toj temi mogu da govorim jako puno i jako dugo, jer se njome bavim 16 godina, ali mislim da bi bilo bolje i dinamičnije kada bismo ušli u neki dijalog i kada bi to i vas na neki način uključilo, iako smo u neravnopravnom položaju, vi knjigu još niste pročitali. Io di questo libro potrei parlare ancora per ore, anche di questo tema, del coraggio civile, però penso che la serata sarebbe molto più dinamica se voi cominciaste a fare delle domande. Penso che comunque però siamo in una condizione di non parità, perché penso che molti di voi non hanno letto ancora il libro, però fa lo stesso. Isolite. Affido per affido, abbiamo i ragazzini di Tuzla in Bosnia Erzegovina, come tu conoscerai la città, e dal 99 noi li ospitiamo tutti le estati qui a Bagnolimpiano cercando di farli star bene. Abbiamo anche dei ragazzini che purtroppo hanno i genitori che sono nelle fosse di Srebrenica, oltre che ad abitare a Tuzla ed essere stati, come dicevi tu prima, mandati via da questo odio etnico che c'è stato. E la maggioranza dei ragazzini che abbiamo sono di etnia musulmana, e quello che ti chiedevo era questo: oltre a quello che noi
possiamo fare dal punto di vista morale, educativo ed economico, perché gli diamo 32 euro circa, 36 euro al mese per farli studiare, far star bene la famiglia e loro, e collaboriamo con l'orfanotrofio di Tuzla. E per ulteriormente sensibilizzare la cittadinanza con cui siamo a contatto, le famiglie, anche il nostro chi ci conosce, cosa si può fare ulteriormente oltre a queste opere di beneficenza e di sensibilità culturale? E poi ti volevo aggiungere un'altra cosa: come hanno potuto imperversare in Serbia e nella parte serba della Bosnia personaggi come Karadzic, Milosevic, Mladic, Sešeli e Arkan, ed avere il consenso della maggioranza della gente? E Kvala, grazie. Prvo želim da vam se zahvalim za sve to što radite za decu i mlade iz Tuzle, odnosno iz Srebrenice. Prima di tutto voglio ringraziarla per tutto quello che state facendo per i giovani e per gli adolescenti di Tuzla. Deca koja prežive rat imaju ogromne traume i svaka vrsta pomoći im je više nego dobro došla. Gli adolescenti che sopravvivono alla guerra di solito sono soggetti a dei traumi molto, molto pesanti. E ogni aiuto è ben voluto. Ja nikada neću zaboraviti devojčicu koja je sa 12 godina pre nekoliko godina rekla u Sarajevu na jednom skupu, upravo je poreklom iz Srebrenice, da se plaši nekoliko stvari u životu, a to je kada se vratila u Srebrenicu, da je se srušen zid kuće, ne sruši na glavu, da je ne ujede zmija, pošto više od jedne decenije tu niko nije živeo u tim ruševinama, ali se jesu naselile zmije i plašila se da nestane na ljudsku kost kad se bude igrala. E dirò per quanto riguarda Srebrenica, una testimonianza di una ragazza a una, diciamo così, a una riunione a Sarajevo di qualche anno fa. Questa ragazza era proprio di Srebrenica, i suoi genitori erano uccisi, sono stati uccisi durante la guerra, e quando ho chiesto a questa ragazzina di cosa aveva maggiormente paura, perché lei stava proprio per tornare a Srebrenica, lei ha detto: ho paura di tre cose, ho paura che il muro della mia casa distrutta mi cada addosso, ho paura dei serpenti, perché lì dove c'è la sua casa, comunque era abbandonata, distrutta, quindi c'erano molti serpenti. E la terza cosa di cui ho paura è di calpestare un osso umano mentre cammino per i prati. Dakle, manje više sva deca koja su preživjela rat u Bosni i Hercegovini imaju slične strahove. E più o meno tutti gli adolescenti, i bambini che hanno sopravvissuto la guerra hanno più o meno le stesse paure. I svi ti strahovi su jako racionalni, utemeljeni su. E tutte queste paure sono molto razionali, sono fondate. Kada im pomognete pa ih dovedete ovde makar na kratko, oni se ne boje ni zmije, ni toga da će stati na ljudsku kost, ni toga da će im se srušiti zid. E quando li portate in realtà come questa, anche per un periodo molto corto, loro penso non hanno paura qui di dei serpenti o delle ossa umane. Dakle, dajte im neku vrstu psihološke podrške i stabilnosti, što je najvažnije. Quindi date a queste persone anche un supporto psicologico, anche di stabilità, che è molto importante. Znaju da nisu sami i znaju da postoji neki civilizovani svet u kojem odavno nije bilo rata i u kojem se može živjeti normalno. I to im verovatno daje i stimulans da se bore da svoje društvo naprave po uzoru na vaše društvo. Sono contente perché non si sentono sole, perché sanno che ci sono delle persone che comunque che le vogliono bene, che c'è una civiltà come quella italiana dove la guerra non c'era per tanto tempo, quindi si sentono sicuramente più sicure, e questo li stimola però anche ad interessarsi maggiormente a quello che succede, secondo me, nella loro realtà, e secondo me li stimola anche a combattere per un cambiamento delle loro realtà.
Ono što je iz našeg iskustva jasno jeste da deca vrlo često u Bosni i Hercegovini žive izolovana u određenim enklavama i ne sreću se sa pripadnicima ostalih etničkih grupa. Quello che noi sappiamo dalle nostre esperienze è che la maggior parte degli adolescenti in Bosnia ed Erzegovina vive completamente isolata in queste enclave e non ha nessun contatto con gli appartenenti dell'altro gruppo etnico. Mi smo radili sa preko 40.000 mladih ljudi, uverili smo se da je to istina. E noi in Bosnia abbiamo lavorato con più di 40.000 ragazzi e possiamo essere, sappiamo che questo è vero. To je politički cilj onih koji su kreirali i vodili taj rat, da i dalje strahovima drže odvojene pripadnike različitih etničkih grupa, a posebno da decu tako vaspitavaju da se plaše drugih i drugačijih, ako su uopšte drugačiji. E questo è l'obiettivo della elite politica che voleva creare questa situazione di separazione totale, incutendo, utilizzando anche lo strumento della paura, diffondendo la paura fra la popolazione e soprattutto facendo questo ai giovani, tenendoli veramente separati gli uni dagli altri. I mislim, ako uopšte nešto mogu savjetovati, šta biste još mogli pored svih tih divnih stvari koje već činite, da sugeriram, onda bi to bilo, pokušajte da dovedete, kad ih već dovodite, da pozovete decu iz različitih mesta, iz različitih etnonacionalnih priča. A parte le cose che state facendo, che sicuramente sono molto importanti, l'unico mio consiglio forse quando invitate questi ragazzi, cercate di invitarli da più parti della Bosnia ed Erzegovina, cercate di invitare le persone che appartengono ai diversi gruppi, che hanno diverse esperienze dietro le spalle. Oni će se verovatno prvi put ovde sresti jedni s drugima. Loro forse per la prima volta qua, quando verranno, si conosceranno. I prvi dan će možda biti uplašeni jedni od drugih. E forse il primo giorno avranno paura gli uni degli altri. A sutra će već znati da su potpuno isti, da imaju iste želje, iste strahove, iste probleme. Ma il giorno dopo sapranno già che sono, si renderanno conto che sono, persone uguali, che hanno le stesse paure, i stessi desideri. Trećeg dana će postati prijatelji, postaće nerazdvojni. Il terzo giorno già diventeranno amici. Neki će se zaljubiti. Alcuni si innamoreranno. Ali svi će se zajedno vratiti u svoje sredine i borit će se protiv svojih negativnih autoriteta, protiv svojih roditelja i učitelja i profesora koji ih truju i koji ih pokušavaju da ubede da su pripadnici drugih etničkih grupa njihovi neprijatelji. E però torneranno insieme in Bosnia ed Erzegovina, chiaramente con un pensiero diverso. Sono sicura che cercheranno di lottare insieme contro tutte le autorità negative che ci sono nelle loro realtà, contro i genitori, contro gli insegnanti che cercano di convincerli che gli appartenenti dell'altro gruppo etnico sono sempre e comunque nemici. Imaće neoborivi argument, reći će niste u pravu, ja sam stekao prijatelja ili prijateljicu u regiji Emilija. Ja hoću da pozovem tu drugaricu ili tog druga da dođe u moje mesto i da me posjeti. Diranno ai propri genitori, ai propri insegnanti, non avevate ragione, non avete ragione, loro non sono nemici. Io a Reggio Emilia ho conosciuto una persona che appartiene all'altro gruppo etnico, che è diventata mia amica e anzi la voglio chiamare e invitare qua nella mia città perché voglio ospitarla. I na taj način će najefikasnije lomiti predrasude svojih roditelja koji će se naravno svađati, biti protiv toga, ali na kraju neće imati kud, primit će tu decu u svoju kuću i počet će i oni da razumevaju da to što rade nije dobro. In questo modo si romperanno certi pregiudizi, si litigherà con i genitori perché sicuramente i genitori non vorranno invitare i ragazzi dell'altro gruppo etnico, però alla fine sono convinta che dovranno sottostare. Tako se rađaju neraskidiva prijateljstva i tako se zapravo vraća u život nešto što smo mi živjeli vekovima, a to je zajedništvo. Così in realtà nascono delle vere amicizie, così si costruisce quella convivenza che noi avevamo per 50 anni prima della guerra. Što se tiče ovog drugog pitanja, kako je moguće da je u Srbiji bilo toliko negativnih političkih autoriteta? I meni je teško da dam odgovor na to. Per quanto riguarda la seconda domanda relativa a tutti questi personaggi negativi che avevano questo
sostegno, diciamo così, popolare in Serbia, nella Repubblica Srpska? È una domanda difficile, anch'io a volte faccio fatica a rispondere. Možda odgovor leži u licemeriju koje je još za vreme drugog svjetskog rata iskazano. Forse una risposta può essere collegata a questa ipocrisia che deriva ancora dalla seconda guerra mondiale. U tom periodu, u toj etničkoj grupi, bilo je velikih podela na partizane i četnike koji su bili nazi kolaboracionisti. E all'epoca, quindi durante la seconda guerra mondiale, in questo gruppo etnico in particolare, c'erano delle grosse divisioni fra i partigiani e fra coloro invece che appartenevano al movimento dei cetnici, che era un gruppo collaborazionista dei tedeschi e del movimento nazifascista. Kada è ta gruppa collaborazionista cetnička bila već gotovo sasvim poražena, partizani su ih pozvali da im se priključe. E quando in realtà verso la fine della guerra, quando i cetnici ormai avevano perso la guerra, i partigiani hanno chiesto agli cetnici che erano rimasti di aderire al movimento partigiano. I da se zajedno bore protiv nazista. E quindi di andare a combattere insieme contro i nazisti. Stotine hiljada četnika prešlo je u partizane do septembra 1943. Quindi abbiamo centinaia di centinaia di migliaia di cetnici che dopo il 43 sono passati nelle file dei partigiani. I živeli su nakon drugog svjetskog rata kao civilizovani građani te Jugoslavije. E dopo la seconda guerra mondiale vivevano come persone civili, come cittadini normali della Jugoslavia. Ali kada je počeo raspad Jugoslavije, mnogi njihovi nasljednici, njihova deca ponašala su se po istom modelu po kojima i njihovi roditelji. Opet su navijali za četničku, za tu profašističku ideologiju. Però all'inizio dello smembramento della Jugoslavia, i figli di questi cetnici hanno cominciato in realtà ad avere gli stessi comportamenti e le stesse convinzioni politiche dei loro genitori e quindi a tifare per quelle fazioni profasciste che stavano emergendo. Mislim da je u tome problem, da nije došlo do nekog intelektualnog, duhovnog pomaka u generacijama mladih ljudi, da su i oni poneli nasljeđe svojih očeva koje su samo vešto skrivali u periodu od 40 ili 50 godina. Quindi in realtà si tratta di un passato generazionale di questi figli che in realtà hanno aderito alla stessa ideologia che era anche dei loro genitori 50 anni prima. Jer je teško drugačije objasniti taj fenomen o kojem ste vi govorili. Vojislav Šešelj je svoju karijeru počeo kao četnički vojvoda. On nije imao nikakvu političku stranku, nego se samo deklarisao kao četnički vojvoda. Sì, questo è forse l'unico modo per spiegare questo dilemma che lei ha posto prima, perché Vojislav Šešelj, per esempio, non aveva un partito politico, lui ha cominciato la propria carriera politica solo allora quando ha cominciato a dichiararsi come una guida, una guida cetnica. I kada je na toj četničkoj ideologiji napravio i političku partiju, onda i danas kada je u Hagu, za njegovu partiju glasa preko milion građana Srbije. Solo dopo ha fondato il suo partito che oggi, quando lui invece è all'Aia, dove viene processato per i crimini di guerra, il suo partito oggi ha più di un milione di consensi in Serbia. E možda je tu odgovor, zato sam bila ovako opširna da razumete, ako su to, ko je tih milion ljudi? Verovatno deca onih četnika iz drugog svjetskog rata. E allora forse questo, sono stato abbastanza generale, però forse questo è la risposta, forse quel milione di voti sono proprio queste persone, sono i figli di questi cetnici della seconda guerra mondiale. A kada govorimo o drugim političarima kao što su Milošević i Radovan Karadžić, tu ja pokušavam da nađem odgovor u fenomenu da svi ti građani koji glasaju za takve političare i koji brane takve političare imaju problem sa svojom savešću u stvari.
Invece quando parliamo degli altri personaggi come Milošević e Karadžić, io penso che le persone che li hanno votato, che li votavano, avevano un problema di coscienza. Ti građani se moraju suočiti sa istinom šta, koliko zločina je napravljeno od strane tih političara u ime njihove etničke grupe. E oggi gli elettori di questi personaggi devono comunque cercare di capire e di rendersi conto tutto quello che i loro leader hanno fatto, tutti i crimini che sono stati commessi. E to je vrlo bolan proces. Ed è un processo molto doloroso. I oni ne žele da se suoče s tom istinom. Oni negiraju da se dogodila Srebrenica, da je bio genocid, da je Sarajevo stradalo u četvorogodišnjoj opsadi i tako dalje. Quindi è un processo molto doloroso e ancora oggi loro, queste persone negano il genocidio di Srebrenica, negano l'assedio di Sarajevo e l'assedio delle altre città. I onda su pobegli u jednu praktično patološku promjenu psihe u kojoj se brane time što glasaju i tvrde da su Milošević i Karadžić zapravo pravi nacionalni predstavnici njihove etničke grupe. Quindi forse è un problema anche patologico, perché ancora oggi queste persone che supportano l'ideologia di Karadžić e di Milošević continuano a dire che loro avevano ragione, che sono il portatore di quella vera e sana ideologia. Ja se sećam dijaloga jednog našeg profesora filozofije iz Bosne i Hercegovine koji se vozio i upoznao u vozu u Nemačkoj jednog gospodina koji je imao puno godina, i kada je gospodin pitao našeg profesora odakle je, a ovaj odgovorio da je iz Republike Srpske, iz Banja Luke, taj stari gospodin je rekao: jao, to je strašno. E mi ricordo di un aneddoto di un famoso professore che viaggiando in Germania sul treno ha conosciuto un'altra persona serba, e quando gli ha chiesto: di dove sei? Lui gli ha detto: sono della Repubblica Srpska. E l'altro gli ha risposto: ma è una cosa terribile. I onda je gospodin objasnio: znate, ja sam pripadao nacističkim formacijama u Drugom svjetskom ratu. E allora il signore che stava parlando col professore ha detto appunto al professore che lui apparteneva ai gruppi nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. I nakon Drugog svjetskog rata trebalo mi je 12 godina da idem svakog dana kod psihijatra da bih shvatio šta je nacizam i u čemu sam ja učestvovao. E questo signore anziano che parlava con il professore serbo, che appunto era tedesco, gli ha detto che lui, siccome da giovane apparteneva ai gruppi nazisti, ma dopo la guerra lui gli sono voluti 12 anni di psicoanalisi per capire quello che ha fatto. E quindi di capire quello che era nazismo e quello a cui lui ha partecipato. A vi iz Republike Srpske i Srbije ste u istoj situaciji, samo što nemate para, nemate psihijatra, dovoljno psihijatara, i nećete se nikada izlečiti. E voi della Repubblica Srpska vi trovate nella stessa posizione, solo che non avete i soldi, non avete i psicologi e non vi curerete mai. Na neki način je bio u pravu. In un certo senso aveva ragione. Proces denazificacije svesti u Srbiji i Republici Srpskoj još nije ni počeo. Il processo di denazionalizzazione, denazificazione in Repubblica Srpska e in Serbia non è ancora iniziato. A dobro bi bilo da se prođe i kroz proces denacionalizacije. Però sarebbe bene anche passare attraverso il processo di denacionalizzazione. Jer oni imaju problem te nacionalne svesti koja je hipertrofirana, i to je uvek opasno. Perché anche lì c'è proprio il problema di questa coscienza molto pericolosa, quindi coscienza nazionale che a volte può essere molto pericolosa. Tako da ovaj ognjenov lapsus u stvari vrlo intelektualni lapsus. Quindi si trattava del mio lapsus molto intellettuale. Eto, to je možda dugačak odgovor, ali i tema je teška. Forse è una risposta molto lunga, però l'argomento è abbastanza difficile. Ozbiljna i duboka. Quindi è profonda, seria. Yes. Faccio io, scusa. Sì. Ci sente? Scusa, ho potuto. No, innanzitutto volevo dirti che io il libro l'ho già letto 4 mesi fa,
perché l'ho preso appena uscito e devo dire che è una delle più belle cose che ho letto sulla guerra in Jugoslavia, e ne ho letto di parecchi, insomma. Poi volevo, insomma, farti un paio di domande. Io ero in Serbia nel febbraio dell'anno scorso, proprio prima delle elezioni al premier serbo, no? E pochi giorni dopo è successo il fatto della proclamata indipendenza, no, del Kosovo. Appena tornato a casa, tutte le persone che conoscevo così erano molto preoccupate, perché temevano che durante le elezioni ci fosse un ritorno, un grosso successo dei partiti nazionalisti, che ovviamente soffiavano su questo evento dell'indipendenza del Kosovo. E noi eravamo in stretto contatto con queste persone, però le elezioni hanno dato tutto un altro risultato. Io penso, non so se tu sei d'accordo, che è stata una grossa lezione di maturità da parte del popolo serbo. Sai benissimo che ha vinto Tadić, insomma, la coalizione, diciamo, progressista della Serbia, e questo secondo me è stata una cosa anche abbastanza sorprendente. Per me no, perché conosco abbastanza bene il popolo serbo, comunque è stata una cosa molto positiva. Poi volevo chiederti qualcosa riguardo al discorso della disobbedienza civile, no? Noi durante la guerra in Bosnia e in Serbia abbiamo accolto in Italia ragazzi che hanno rifiutato il servizio militare, cioè hanno rifiutato di combattere. Puoi ripetere un attimo? Allora, durante la guerra in Bosnia e in Serbia, cioè durante tutta la fase della guerra, abbiamo portato in Italia, perché c'era una legge che lo consentiva, dei ragazzi che hanno rifiutato di combattere, renitenti alla leva in pratica. E praticamente sappiamo, adesso io non sono molto a corrente della legislazione, però so che in Serbia era stata fatta, si voleva presentare una legge, perché attualmente queste persone che sono fuggite per rifiutare la guerra non possono più rientrare nel loro paese d'origine. E c'era una proposta di legge da parte del governo serbo di qualche anno fa per una moratoria per queste persone, perché potessero tornare a casa. Ecco, no, ecco, io adesso non so a che punto sia questa vicenda qua. Poi ti chiedevo, so che in Serbia, non so la situazione della Bosnia, ma in Serbia 3 anni fa mi sembra è stata approvata una legge sull'obiezione di coscienza, cioè i ragazzi che possono scegliere tra il servizio militare e il servizio civile. Sì, volevo chiederti che se voi con la vostra azione che state facendo di resistenza civile, pensate di mettervi in collegamento con la realtà di questi ragazzi che tutti gli effetti rifiutano il servizio militare, quindi la violenza, diciamo, per costruire assieme dei percorsi anche di un altro modo anche di far rispettare i propri diritti anche senza l'uso della violenza, insomma. Hvala. Da, vi ste u pravu, Kosovo je zapravo bilo jedan veliki politički mit i velika politička manipulacija. Kosovo in realtà era una grande manipolazione politica e un grande mito per i serbi. To su izbori pokazali, dakle građani Srbije ipak u najvećem broju žele budućnost, a ne prošlost od pre 600 godina. E le ultime elezioni hanno dimostrato perché i cittadini della Serbia vogliono guardare al futuro, non vogliono più voltarsi a guardare al passato. I to je za Srbiju jako pozitivno, jako dobro. Ed è una cosa molto positiva per la Serbia. Ja sam živjela u Beogradu kada su ratovi počeli iz Beograda dirigovani da se odvijaju u Hrvatskoj pa onda u Bosni, mislim kratko u Sloveniji pa u Hrvatskoj pa u Bosni. Quando sono iniziate tutte le guerre, io all'epoca abitavo a Belgrado e tutte le guerre erano dirette da Belgrado, prima in Croazia, poi in Bosnia.
I moj dobar prijatelj je advokat Nikola Barović koji je štampao i svi smo delili letke po Beogradu da zapravo odbijanje poslušnosti i poziva za mobilizaciju u Jugoslovensku narodnu armiju nije krivično delo kao što su to vojne vlasti i političke htjele da predstave, nego je jedan normalan čin, pošto to što su oni njih mobilisali nije bilo po zakonu. E con un mio amico avvocato molto famoso, Nicola Barović, all'epoca pubblicavamo dei volantini, distribuivamo in tutta Belgrado e invitavamo quindi all'obiezione di coscienza, quindi dicevamo che i ragazzi, i giovani che erano stati mobilitati e che stavano per essere mandati a combattere, che fare questa cosa non era una cosa legale in realtà e quindi invitavamo tutti quanti a farlo. Jer u Ustavu Jugoslavije je pisalo da je vojska zadužena da čuva granice države i da ako treba brani kroz ratovanje, ali s nekim spoljnim neprijateljem, a ne da se mobilišu građani te zemlje da bi ubijali jedni druge. Perché nella Costituzione jugoslava c'era scritto che l'esercito doveva difendere le frontiere del proprio paese e chiaramente fare la guerra solo se c'era una invasione dall'esterno, però non si potevano mobilitare i giovani, i ragazzi e farli combattere contro i propri cittadini. I taj advokat je bio toliko građanski hrabar da je on potpisao svaki taj letak i stavio broj telefona i adresu svoje kancelarije da svaki dezerter, dakle svako ko odbije da bude mobilisan, a to je vrsta dezerterstva, može da dođe i potraži njegovu pravnu pomoć, da će ga on besplatno braniti pred sudom vojnim. E il mio, questo avvocato, questo mio amico era talmente coraggioso che su ogni volantino metteva il proprio indirizzo e il numero di telefono e quindi invitava tutti questi disertori, i ragazzi, di rivolgersi a lui e che lui era pronto a difenderli anche legalmente se per caso erano perseguiti per questa loro disobbedienza. Mi smo to mogli da delimo po Beogradu, Srbija è velika, nismo imali dovoljno ljudi da bi se to distribuiralo po celoj zemlji. Ali smo postigli efekat jer je 84% oni koji su pozvani na mobilizaciju odbilo u Beogradu. E noi all'epoca questa cosa la facevamo solo a Belgrado perché Serbia è molto grande, non avevamo il personale sufficiente per fare simili azioni anche nel resto della Bosnia, però l'effetto di questa nostra attività è stato molto positivo perché 84% dei giovani che erano stati richiamati nell'esercito a Belgrado ha rifiutato di andare nell'esercito. To su verovatno ti mladi ljudi koje ste vi upoznali kasnije, koji su morali da napuste Srbiju jer su ih progonili stalno. E forse fra di loro probabilmente c'è qualcuno di questi ragazzi che lei conosce, perché poi molti sono stati costretti a fuggire all'estero. Ja bih vrlo voljela da ih sretnem i da sarađujemo jer oni to zaslužuju i zajedno možemo mnogo toga uraditi. Sigurna sam da pomognemo i Srbiji, i Bosni, i Hercegovini i svim državama u regiji. E sarei molto contenta di incontrare qualcuno di loro, magari di instaurare qualche collaborazione, perché sono sicura che insieme possiamo fare tante cose sia in Bosnia che in Serbia. Ja nisam sigurna, ali mislim da je taj zakon promenjen i da oni sada mogu da se vrate. Dakle, u stvari da je donet zakon o tome da se aboliraju, da više ne budu progonjeni zato što su učinili neko krivično. Non sono sicura, però penso che questa moratoria c'è stata, che quindi oggi non esiste più, che questa legge è stata anche abolita, quindi loro oggi possono tornare in Serbia. Mislim da je to donešeno, ali ne mogu da garantujem. Penso, però non sono sicura e non posso garantirlo. Jer ja posljednjih 10 godina živim u Bosni i Hercegovini, onda ne mogu sve pratiti. Perché negli ultimi 10 anni abito in Bosnia, quindi non riesco a seguire tutti gli avvenimenti. Ali sigurna sam da je uvedeno civilno služenje vojnog roka.
però sono sicuro che è stato introdotto il servizio civile. Jer je moj sin prošao kroz takav vojni, tako služenje. Perché il mio figlio l'ha fatto, quindi lo so. I znam da se radi na tome da se profesionalizuje vojska u Srbiji, dakle da više uopšte ne bude mladih ljudi koji ne žele, nego samo onih koji hoće da se profesionalno zaposle u vojsci. E so che oggi si sta cercando di professionalizzare l'esercito, quindi abolire la leva. Po meni lično trebalo je demilitarizovati nakon ratova čitavu regiju, čitav Balkan. E, per, secondo me, dopo la guerra bisognava demilitarizzare tutta la regione balcanica. Ja sam bila za to da se demilitarizuje Balkan i to onako kako sam ja metaforično govorila do čačkalice, zaključno sa čačkalicom, zabraniti da se upotrebljavaju čačkalice u restoranima da ne bi jedni druge mogli da zabadaju. E io quando parlo di questa demilitarizzazione di solito uso così un simbologismo e dico che bisognerebbe proibire anche gli stuzzicadenti nei ristoranti, perché anche con questi li si può uccidere e fare del male. Mislim da je to bila najzdravija opcija, ali eto međunarodna zajednica nije to prihvatila i puno je oružja ostalo na Balkanu. Penso che sarebbe stata una soluzione ottimale, però purtroppo la comunità internazionale non era molto d'accordo con questa opzione. A svaka vrsta nasilja je kontraproduktivna i mi zato kao nevladina organizacija radimo na edukaciji o nenasilnom otporu. Chiaramente ogni violenza è controproducente e noi come organizzazione non governativa lavoriamo molto sulla resistenza non violenta. Dakle, može se vršiti otpor, može se zlu reći ne, ali se to ne sme raditi na nasilni način. Quindi oggi si può resistere, si può dire di no a tutte le forme di violenza, però bisogna sempre farlo in modo non violento. I ja ću vam biti zahvalna ako posle na kraju ovog skupa imate neke koordinate za te mlade ljude da mi ih date, ja ću vam dati vizit kartu pa da dopo nam uspostavite kontakt. Le darò anche la mio biglietto di visita, se per caso avete i contatti di queste persone sarò molto felice. Un attimo solo. La domanda è questa. Quanto l'Europa ha buttato benzina prima dello scoppio della guerra sulla divisione della ex Jugoslavia, della Jugoslavia? Prima domanda. Secondo,